Per i giudici non fu legittima difesa. Il gioielliere di Grinzane, Mario Roggero, condannato a 17 anni. In tutta la Granda i pompieri hanno celebrato Santa Barbara, cerimonia al comando provinciale. Alba, sipario sulla 93esima fiera internazionale del tartufo bianco, 90.000 i visitatori. Rallegrerà il Natale di bambini e famiglie, Confartigianato Cuneo e Fab Lab donano un albero al Rondò dei Talenti. Ben ritrovati cari telespettatori, un nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di Telegranda. Apriamo l'edizione di questa sera parlando della cronaca avvenuta nel fine settimana, cronaca purtroppo mortale che ci porta a parlare di due incidenti, come detto, avvenuti nel weekend. Partiamo dal primo, quello più recente, nella giornata di domenica. Un uomo di 80 anni, residente a Marene, LC le sue iniziali, è morto dopo un malore mentre si trovava alla guida della propria auto sulla tangenziale di Brai. Dunque la vettura è finita fuori strada dopo il malore. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari braidesi, ovviamente con l'intervento di un'ambulanza medicalizzata. E sempre la cronaca del fine settimana ci porta a parlare anche di un incidente avvenuto però nella serata di venerdì 1 dicembre, questa volta a Racconigi. I fatti avvenuti lungo la provinciale 29 che conduce a Murello e sono avvenuti poco dopo le ore 23. Sono state coinvolte tre auto e una bicicletta e ad avere la peggio è stato proprio l'uomo che si trovava sulla bici, un 42enne di nazionalità marocchina. L'uomo AR, le sue iniziali, ha perso la vita nello scontro. E ora parliamo dell'attualità, l'avete sentito anche dai nostri titoli, 17 anni è stata la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour che nel 2021, come ricorderete, sparò a due rapinatori e ne ferì un terzo. Per i giudici dunque non fu legittima difesa, vediamo i dettagli. È stato condannato a 17 anni di carcere Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, accusato di aver ucciso due rapinatori il 28 aprile del 2021, quando venne presa d'assalto la sua gioielleria nel centro del paese. Per i giudici, dunque, non fu legittima difesa. Una pena, quella stabilita dalla Corte d'Assise di Asti, superiore alle richieste dell'accusa, che aveva richiesto per il gioielliere 14 anni di carcere. Roggero, a cui sono comunque state concesse le attenuanti generiche e quella dell'aver agito dopo provocazione, dovrà anche pagare un ingente provvisionale ai familiari delle vittime. Oggi 68enne, il gioielliere, era imputato per aver ucciso a colpi di pistola Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli. Un terzo rapinatore, Alessandro Modica, era invece rimasto ferito a una gamba, era riuscito a fuggire ed era poi stato arrestato poche ore dopo. Nella requisitoria il PM aveva affermato che la parola difesa stona con un video in cui abbiamo visto un'esecuzione. Roggero aveva sostenuto di aver sparato i colpi contro l'auto dei banditi perché temeva che avessero rapito sua moglie e dunque pensava di doversi scontrare ad armi pari per liberare quest'ultima dalla stretta dei rapinatori. Poco dopo la lettura della sentenza, stamane, Roggero ha dichiarato sarcastico: «È una follia, viva la delinquenza, viva la criminalità, bel segnale per l'Italia». A caldo, interpellato dalla stampa, il legale delle gioielliere ha annunciato di voler ora leggere le motivazioni della sentenza e fare appello. Ovviamente la notizia della condanna di Roggero a 17 anni sta suscitando parecchie polemiche, anche parecchie reazioni per quanto riguarda il mondo politico. Ne citiamo una su tutte, quella del ministro Matteo Salvini, che sui social network ha scritto piena solidarietà a un uomo di 68 anni. Che dopo una vita di impegno e sacrifici ha difeso la propria vita e il proprio lavoro. A meritare il carcere, aggiunto Salvini, dovrebbero essere altri veri delinquenti, non persone come Mario, ma ovviamente non mancheranno altre reazioni anche nelle prossime ore. Proseguiamo il nostro telegiornale con la cronaca perché proseguono in queste ore le operazioni di ricerca di due escursionisti che sono dispersi dalla giornata di ieri in montagna, precisamente nella zona di Vallestura dei Bagni di Vinadio. Questa mattina i carabinieri hanno individuato la loro automobile parcheggiata in località San Bernolfo e ora il soccorso alpino e speleologico piemontese ha attivato i propri esperti ovviamente nella ricerca dei dispersi e anche le squadre a terra, compresa un'unità cinofila da ricerca in superficie e anche un'unità cinofila molecolare.
Purtroppo il lavoro di quest'ultimo è anche complicato dalle condizioni meteo, in particolare dalla neve che è caduta in zone che confonde anche un'eventuale traccia olfattiva che i due dispersi potrebbero aver lasciato al suolo. Poiché i due escursionisti non hanno comunicato il proprio itinerario e non sono rintracciabili con il telefono cellulare, le operazioni si sono concentrate e sono concentrate in tre percorsi in quota verso il Monte La Russa, verso i Monti Lausfer e anche la Rocca di San Bernolfo. I sentieri, come fa sapere il soccorso alpino, sono stati battuti da una ventina di tecnici che non hanno individuato finora, nel momento in cui questo telegiornale viene realizzato, alcuna traccia. Sono rientrati a valle anche a causa di una intensa nevicata, dunque vedremo come evolverà la situazione nelle prossime ore. Parliamo ora di Santa Barbara, ricorrenza celebrata proprio in queste ore, la patrona, lo sapete, dei Vigili del Fuoco che hanno celebrato dunque la ricorrenza in tutta la provincia di Cuneo, in particolare, ma non solo, presso il comando provinciale. In tutta la Granda, i vigili del fuoco hanno celebrato la loro patrona, Santa Barbara, martire che venne torturata con il fuoco. A Cuneo, nel fine settimana, si è tenuta una mostra d'automezzi in centro e un saggio professionale, oltre a Pompieropoli, dedicato ai bambini. Manifestazione questa che ha attirato la curiosità e l'interesse del grande pubblico delle famiglie. Lunedì 4 dicembre si è poi tenuta la celebrazione di una messa nel Duomo di Cuneo. Inoltre, le sedi dei vigili del fuoco permanenti di Cuneo, Alva, Mondovì e Saluzzo sono rimaste aperte al pubblico per essere visitate con l'accompagnamento da parte del personale. Personale che ha provveduto ad informare i visitatori sull'opera costante che i vigili del fuoco svolgono durante la propria attività, oltre che illustrare i mezzi, le attrezzature di soccorso in dotazione. Presso la caserma centrale, in mattinata, è stata poi deposta una corona ai caduti al cippo a loro dedicato. Tante le autorità presenti, tra cui il prefetto e il comandante. E ci spostiamo ora in Valvaraita, dove questa mattina è stato rimosso un grosso masso con una carica esplosiva, masso che era caduto sulla provinciale 105 a qualche centinaio di metri dalla frazione Villare in direzione della Borgata Confine. Una frana avvenuta nelle scorse ore, nella serata di venerdì sera, dopo le forti piogge che hanno interessato la media Valvaraita, causando dei danni alla carreggiata, ma fortunatamente nessun danno alle persone. Sul posto si sono immediatamente recati venerdì i tecnici della provincia e anche le forze dell'ordine. Era poi stato istituito un senso di marcia con semaforo, ovviamente sul tratto di strada interessato dallo smottamento. Le operazioni sono avvenute in condizioni di sicurezza e ovviamente dopo che è stato praticato un foro nel masso ed è stato poi inserito l'esplosivo che lo ha sbriciolato. È in corso la rimozione dei detriti, ovviamente per poi procedere alla riapertura della strada verso l'Alta Valle. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di manifestazioni che si sono chiuse recentemente con successo. Il riferimento è alla 93esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, kermesse consolidata che quest'anno ha registrato, pensate, un'affluenza di 90.000 visitatori.
Con ben 90.000 ingressi è calato il sipario sulla 93esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, un'edizione ricca di contenuti, capaci di mettere insieme tradizione, innovazione, folklore e intelligenza artificiale, chef stellati ed osterie, mantenendo il focus sulla sostenibilità e con un occhio di riguardo nei confronti dei giovani, senza dimenticare ovviamente la solidarietà. Questi gli ingredienti dell'evento che, lungo 9 settimane, da quasi un secolo, accende i riflettori sul Tuber Magnatum Pico. Un'edizione, quella appena terminata, dai grandi numeri. Il mercato mondiale del tartufo bianco d'Alba, all'interno del cortile della Maddalena, insieme alla rassegna Alba Qualità, ha fatto registrare, come detto, 90.000 ingressi, con un dato degno di nota relativo alle provenienze. Gli arrivi registrati raccontano infatti di oltre 60 paesi nel mondo e una partecipazione alle esperienze proposte dalla fiera che sfiora il 75% di stranieri, facendo registrare presenze dai 5 continenti, Nord e Sud America con Stati Uniti e Brasile su tutti, Asia con Corea del Sud, Giappone, Hong Kong e Taiwan, Australia e Repubblica Sudafricana per citare i principali paesi, oltre ovviamente ai principali mercati europei consolidati. Per dare un ordine di grandezza, sono stati oltre 700 i chili di tartufo venduti quest'anno nel cortile della Maddalena. Abbiamo voluto lanciare un messaggio di grande speranza dedicando la 93esima edizione ai giovani con il tema L'alba del tartufo, commenta la presidente della Fiera Internazionale, Liliana Allena. La tutela dell'habitat del tartufo resta per noi una priorità assoluta. Siamo convinti che soltanto con il protagonismo dei giovani si possa invertire la rotta. E restiamo proprio ad Alba, dove sono state inaugurate questa mattina le nuove aule del liceo artistico Pino Gallizio, realizzate dalla provincia nel sottotetto dell'ex caserma Govone che ospita la scuola. Tutto questo con un finanziamento di 1,4 milioni di euro. Nel 2021 infatti il boom delle iscrizioni all'istituto aveva fatto decidere di allestire delle aule prefabbricate, 4 in tutto, posizionate accanto alla scuola, ovviamente in attesa poi di una soluzione definitiva. La riqualificazione ha riguardato il sottotetto della scuola che dopo l'intervento ospita dunque 3 aule didattiche e 2 laboratori, tutti dotati di isolamento termico e poi di pannelli fonoassorbenti, dunque un passo in avanti proprio dedicato agli studenti albesi. Torniamo ora a Cuneo, dove si è svolto con successo il convegno conclusivo per le celebrazioni dei 20 anni del CSV, il Centro Servizi per il Volontariato Società Solidale. Siamo andati a vedere. Presidente, oggi si parla di 20 anni di attività del CSV sul territorio della provincia di Cuneo, 20 anni importanti, 20 anni che hanno dato dei grandi risultati. Vogliamo riassumerli in poche parole? Sì, oggi festeggiamo proprio i 20 anni. 20 anni sono tanti perché dal 2003 al 2023 sono cambiate tantissime cose, sia all'interno del mondo del volontariato, ma come conseguenza dei cambiamenti che viviamo e stiamo vivendo nel mondo. Cambiamenti sociali, cambiamenti economici, e sicuramente ci sono oggi molte più povertà, non solo economiche ma anche culturali. Abbiamo una società molto variegata rispetto a 20 anni fa e quindi le problematiche da affrontare sono tante. E la storia del CSV è cambiata perché il CSV nasce come erogatore di servizi per le associazioni del terzo settore e oggi invece il nuovo codice del terzo settore chiede al CSV di diventare qualcosa di più, diventare agenti della promozione del volontariato nel territorio. E questo perché le associazioni di volontariato non hanno bisogno solo di aiuti economici, quelli sempre di più, ma hanno anche bisogno di aiuti nella capacità di essere attrattive verso i giovani, ad esempio, o comunque di far fronte a delle problematiche legate alle innovazioni tecnologiche, ai cambiamenti di paradigma, nei rapporti sociali. E il Covid ha visto quanto il mondo è cambiato, siamo effettivamente nel nuovo millennio, non solo in un nuovo secolo. E quindi CSV cerca di fare tutto questo, utilizzando quelli che sono i canali classici, la formazione,
la cultura, l'informazione, ma anche cercando di far capire quali sono gli strumenti nuovi che le tecnologie queste. Ha parlato anche dei giovani e dell'attrattività, ecco, mancano un po' i giovani nel mondo del volontariato? Sì, purtroppo c'è un po' di paternalismo quando si parla dei giovani, siamo stati tutti giovani, quello che è cambiato oggi forse sono i contesti in cui i giovani si trovano, il problema è come essere attrattivi per i giovani, sicuramente non utilizzando i linguaggi che si utilizzavano 20 anni fa. E quindi ad esempio poco fa veniva presentato un nuovo podcast che viene fuori sul sito del CSV, e quindi probabilmente dobbiamo trovare, riallacciandoci alle nuove tecnologie, per attirare i giovani. Io non credo che i giovani siano cambiati. Certo, siamo una società vecchia, oggi purtroppo la percentuale di chi ha più di 60 anni e chi ne ha meno di 20 non è più equilibrata. Però manca un po' di sensibilità forse anche da parte dei giovani, bisogna stimolare un po' di più questa attenzione a chi è più sfortunato, a chi ha più bisogno. Ma sicuramente il mondo è cambiato, per cui mentre una volta forse nelle famiglie, nelle società si era più solidarietà spontanea, per cui si viveva con i vicini di casa, ci si aiutava, oggi c'è molto più individualismo. Però non credo, perché lo vediamo quando c'è un'emergenza, ad esempio anche solo il Covid, ha spinto molti giovani a presentarsi per offrirsi. Il problema è poi riuscire a trattenerli, cioè a far capire che quello che è l'entusiasmo del momento può essere un leitmotiv, può essere un valore per tutta la vita. Però questo è un problema, penso, di capacità di comprendere, entrare in, come si dice, empatia con quello che vuol dire essere giovani oggi, perché sicuramente è diverso, però il valore giovane è sempre lo stesso. Restiamo a Cuneo, dove giovedì 7 dicembre in mattinata alle 10.30 si terrà in sala San Giovanni la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sono state conferite dal Presidente della Repubblica con un decreto del 2 giugno scorso a 24 cuneesi. Le onorificenze sono state istituite per ricompensare le benemerenze acquisite in diversi campi, da quello delle lettere, delle arti, dall'economia al volontariato, e rappresentano proprio un riconoscimento per coloro che in questi campi si sono distinti. Ne citiamo alcuni degli insigniti. Tommaso Zanoletti sarà insignito Cavaliere di Gran Croce. Il titolo di commendatore andrà invece a Federico Borgna, Mauro Gola, Carlo Borsalino e Diodoro Fusco. Elvio Grazioso Russi, Gianmassimo Vueric saranno invece insigniti del titolo di ufficiale. Numerose poi le persone che riceveranno invece il titolo di cavaliere. E restiamo ancora a Cuneo, perché nelle scorse ore Confartigianato, Imprese Cuneo e Fab Lab hanno donato un pregevole albero di Natale al Rondò dei Talenti. Lo scopo era allegrare in qualche modo le prossime festività ai bambini e alle famiglie di Cuneo. C'eravamo. Confartigianato Cuneo questa sera ha regalato, ha donato alla Fondazione, anzi al Rondò dei Talenti della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, un albero di Natale, ma è un albero di Natale speciale perché racconta la storia della nostra montagna, scende in pianura e racconta soprattutto il valore artigiano. Sì, noi abbiamo voluto questa sera significare un rapporto importante che ha il sistema Confartigianato Cuneo con la Fondazione CRC, che questa sera si è concretizzato nel donare questo albero, un albero che vuole significare anche questo profondo attaccamento al nostro territorio, perché è fatto attraverso alberi che arrivano dalla Vallestura, attraverso abbattitori e aziende che lo hanno lavorato della nostra provincia e soprattutto insieme al Fab Lab. Fab Lab è questa entità al nostro interno che abbiamo voluto creare per far crescere e accompagnare le nostre aziende sulle nuove tecnologie, e quindi abbiamo così insieme a loro voluto ringraziare per questa grande collaborazione la Fondazione CRC, perché quest'anno insieme con loro abbiamo fatto ritornare al nostro territorio moltissime attività che possono essere effettuate anche e solo molto spesso grazie al supporto di una fondazione come quella della CRC, da sempre vicina al sistema Confartigianato Cuneo. Tradizione e innovazione che si sono abbracciate in questo albero di Natale, ma è anche un simbolo della collaborazione sempre più stretta che avviene sul territorio fra istituzioni, fondazioni bancarie e
associazioni di categoria. Sì, l'ho detto prima nel mio intervento, io ho voluto ricordare quel sistema cuneo che anche questa sera permea la nostra presenza, quel sistema cuneo che vede in maniera importante affiancate il nostro territorio attraverso i tanti sindaci con cui noi collaboriamo, le associazioni di categoria, le fondazioni bancarie del territorio, insomma un tutt'uno a 360 gradi che ci permettono molto spesso di fare quel salto di qualità e essere un po' invidiati al di fuori di questa provincia, perché sicuramente questa nostra provincia noi riusciamo a scaricare a terra molte di queste nostre potenzialità proprio perché riusciamo a fare sinergia, insomma riusciamo a fare squadre tutti insieme. Questo è il secondo anno che noi festeggiamo Natale qui nel nostro Rondò dei Talenti, siamo felici che Confartigianato abbia accolto la nostra richiesta e avere un albero che è a chilometri zero, che è appena stato fatto ed è un albero fatto artigianalmente ed unico, impreziosisce ancora di più il nostro Rondò dei Talenti. Qui si parla di talento e chi ha un talento, nessuno di più di un artigiano che crea e fa un albero bello così. Tradizione e innovazione si sono intrecciati insieme. Sì, assolutamente, qui abbiamo la tradizione però abbiamo anche l'innovazione, perché l'illuminazione è tutta innovativa e quindi qualcosa di unico che noi come sempre doniamo a tutti quelli che, e sono tanti, vengono tutti i giorni a fare un giro qui a Rondò. Quindi un Natale con un albero unico, con un albero particolare ma con un albero del nostro territorio. E con lo spirito natalizio con il quale abbiamo accolto anche Gianni Genta. Beh sì, questo è stato un regalo che ci ha fatto lui a noi, e quando si è ammalato dovevamo ancora iniziare i lavori, c'era solo il progetto, noi tutti assieme, come ho detto prima, siamo stati una grande squadra, senza leader ma una squadra che ha collaborato e ha portato a termine un lavoro unico e fantastico che ci viene invidiato in tutta Italia. Ed ora, come ogni lunedì, apriamo all'interno del nostro telegiornale un'ampia pagina sportiva. Cominciamo da un importante momento di sport che ha visto protagonista la Granda, ma più nello specifico il capoluogo della nostra provincia, perché al palazzetto dello sport di San Rocco si è conclusa ieri la terza e ultima giornata delle finali del campionato nazionale Gold di ginnastica artistica femminile. Ad organizzare la società Cuneo Ginnastica, e questa manifestazione ha portato in provincia oltre 200 atlete da tutta Italia in gara per 25 titoli italiani, di cui 5 di categoria e 4 di ogni specialità per ogni livello. Un appuntamento dunque prestigioso che la Federazione Ginnastica d'Italia ha voluto affidare alla società guidata dal presidente Claudio Adinolfi. Società Cuneo Ginnastica, che è così stata chiamata a mettersi alla prova anche da un punto di vista organizzativo su un campo di gara nuovo, ovvero quello dei grandi attrezzi. Tutto ciò in vista peraltro dei campionati italiani assoluti di ginnastica artistica che saranno in programma a Cuneo a inizio luglio, a poche settimane dai Giochi Olimpici di Parigi. E passiamo ora alla pallavolo, cominciamo come sempre dalla pallavolo femminile di Serie A1, parliamo delle Gatte che sono scivolate sul campo di Roma. La Onda Olivero San Bernardo scivola sul campo del Roma Volley perdendo 1-3. Nel primo set cominciano bene le cuneesi per poi farsi raggiungere con qualche ingenuità, ma la reazione arriva forte e chiara e le ragazze di Bellano, con una grande prova di carattere, portano a casa il primo set 18-25. Il secondo set parte in rincorsa per le Gatte, che non riescono mai ad agguantare le padrone di casa. Le ragazze di Bellano sono irriconoscibili, non sono mai entrate in partita nel secondo parziale. Continua la crisi e lo smarrimento di Cuneo, che regge sino al 6 pari, ma poi lascia il campo alle avversarie trascinate da Rivero senza mai riuscire a reagire. Ed anche il terzo set scivola via facilmente per Roma Volley. Cuneo ritrova un po' di orgoglio nel quarto parziale, ma ormai è troppo tardi e grazie anche a un pizzico di fortuna Roma chiude questo importante scontro diretto che le porta proprio davanti alle Gatte. Occasione dunque mancata da Cuneo, che ora ha di fronte il difficile match con Milano al palazzetto di San Rocco domenica prossima 10 dicembre alle 17. E se per Cuneo Granda Volley è stata sconfitta, sorridono invece gli uomini di Cuneo Volley che si sono invece imposti su Siena. Vittoria al tie-break 3-2 per la Puliservice Acqua San Bernardo Cuneo, che dopo il recupero di Siena resta concentrata e porta a casa il risultato. Due punti importanti contro una squadra ostica che fanno bene alla classifica e che danno fiducia. Ora poco tempo per recuperare, giovedì 7 dicembre si torna a giocare in casa alle 20:30 contro Reggio Emilia. È stata molto bella ed emozionante,
siamo riusciti a prendere, soprattutto il secondo set è stato importante vincerlo, perché loro hanno già fatto lì degli aggiustamenti importanti, il terzo set hanno ricevuto meglio, hanno fatto dei cambi per agevolare un po' la ricezione, per noi è stato un po' più tosta fare break e loro ci hanno messo in grossa difficoltà, d'altronde sono una delle squadre più forti del campionato, è normale che sia così. Siamo riusciti nel tie break a reagire in bella, più che a reagire, sai, ad accettare la battaglia, ma l'abbiamo accettata anche prima, nel finale del quarto set abbiamo commesso qualche imprecisione che ha determinato il risultato, però io sono molto contento, è stato insomma una cosa molto molto positiva. Fare punti in trasferte contro squadre che sono, insomma, lo sappiamo tutti, Brescia, Grotta, Siena, Portoviro, Prata, sono quelle più forti insomma, insieme a Ravenna, e questo ci dice che non siamo così lontani da loro. Certo, dobbiamo ancora lavorare, tanto, ci sono delle cose che dobbiamo ancora capire di poter fare meglio, ma fa parte di un processo di crescita che vedrà, no, i frutti un po' più avanti. Noi, mi spiace ripetere ogni volta, ma siamo molto giovani in media e arriviamo da pochi campionati giocati, quindi è normale che sia così. Però guarda, sono molto contento per i ragazzi perché se lo meritano proprio, e devo far loro i complimenti perché sono stati veramente 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 bravi. Pochissimo tempo per festeggiare perché giovedì ci aspetta un turno infrasettimanale in casa, arriva Reggio Emilia. Giovedì sarà una gara molto difficile e non è mettere avanti le mani, ma Reggio Emilia in questo momento è una delle squadre con cui ci stiamo giocando l'ultimo, il sesto, settimo posto per i playoff, è uno scontro, secondo me è uno scontro diretto e hanno un posto di livello stratosferico e sono una squadra che gioca molto bene a pallavolo. Io ho allenato alcuni di loro e sono una squadra che gioca molto molto bene a pallavolo, che sta facendo punti un po' ovunque, che è guidata da un ottimo allenatore che secondo me insieme a Dante Boninfante saranno i prossimi due che vedremo presto in Superlega, e qui sarà una gara molto tosta, abbiamo bisogno che la gente ci aiuti perché è un turno infrasettimanale con poco recupero e soprattutto è la seconda tappa di un Tour de Force che poi ci vedrà giocare giovedì alle 8:30 di sera e poi partire sabato mattina molto presto, quindi con pochissimo recupero alla volta di Ortona, e quindi è una gara doppiamente importante. Quindi invito tutti quanti a venire a darci una mano e come sempre non venite, ma venite perché ci aiutate a vincere, ci aiutate a fare bene, siete molto importanti per noi. E potrete rivivere le emozioni della partita di cui avete appena sentito nel servizio domani sera, martedì 5 dicembre, come sempre in prima serata sulla nostra emittente nell'ambito della consueta serata pallavolo del martedì. E con questa notizia si chiude l'edizione di questa sera del nostro telegiornale. Grazie come sempre per aver scelto la nostra informazione. Appuntamento a più tardi con le prossime edizioni dei nostri notiziari. Arrivederci, buona settimana.